Moda, musica e tanta voglia di stare insieme e condividere nuove emozioni. Sono questi gli elementi che caratterizzano la sfilata Il Batuffolo in Passerella, arrivata alla 13ª edizione. La moda non è solo un gioco per i modelli in erba. Bambini e ragazzi, seguiti dall'imprenditrice Laura Scerra, ideatrice della manifestazione, muovono i primi passi nel mondo della moda e superano, divertendosi, timidezze ed insicurezze. Il tema della moda e quello del gioco ruotano attorno ad una dimensione creativa che rende i giovani modelli protagonisti non solo della passerella, ma di un vero processo di crescita condiviso con coetanei e famiglia. Sono proprio i genitori ed i nonni i primi grandi sostenitori dei modelli in erba, che ad ogni edizione sfoggiano look sempre più sofisticati e glamour. Questa sera sono più emozionata delle altre volte, eppure la 13ª sfilata che faccio, però ogni volta ho quell'entusiasmo e quella voglia di fare sempre bene e di superare il mio limite. In passerella i capi più ricercati della moda 016 e le tendenze per questa primavera estate 2019. L'estate si presta tantissimo con la collezione primavera estate perché abbiamo dei colori dal giallo, abbiamo il rosa, abbiamo il blu, ma abbiamo poi anche un rosso eccentrico che è quella nota di colore che è spettacolare, quindi illumina tutta la collezione. La sfilata presentata dalla conduttrice Simona Palaia riserva al pubblico sempre tante novità. Questa edizione primavera estate si è svolta nello showroom Bencivenni, declinando così il binomio moda e motori, e come sempre è stata impreziosita dalle performance canore di giovani talenti. Per noi oggi è un grande piacere, diciamo, accogliere il Batuffolo con questa sfilata 016, e dove effettivamente, ecco, andiamo ad unire in realtà il campo dell'automotive, quindi delle automobili, insieme alla moda abbinata a questa sfilata. Quest'anno ho voluto coinvolgere anche i papà perché giustamente si sa la moda appartiene più alle donne, alle bambine, alle ragazzine, e invece quest'anno abbiamo voluto accontentare anche i papà coinvolgendoli, invitandoli a vedere queste macchine che sono bellissime. Associare proprio la musica e la moda sono due forme di arte distinte comunque, però imprescindibili, perché una passerella senza musica sarebbe nulla.